È giunto il giorno dell'annunciato Vax Day, in cui l'Italia inizia le vaccinazioni anti-Covid insieme agli altri paesi europei. I primi connazionali a essere vaccinati sono stati le dottoresse Maria Rosaria Capobianchi, Alessandra Vergari e Alessandra D'Abramo, l'infermiera Claudia Albernini e l'operatore sociosanitario Omar Altobelli. Oggi presso l'ospedale verranno vaccinate altre persone, in tutto 130, che poi diventeranno i vaccinatori di tutta la regione. Tante le dichiarazioni che giungono sia dal mondo scientifico che da quello politico in questo giorno così particolare per il nostro paese, ma anche per il resto del mondo. Entusiasmo, ma anche molte raccomandazioni. Il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, subito dopo le prime vaccinazioni allo Spallanzani di Roma, ha dichiarato: per l'immunità di gregge serve che l'80% di italiani si vaccini. Dobbiamo rimanere cauti, pazienti e responsabili. La battaglia è ancora molto lunga, non dobbiamo illuderci che tutto sia finito, ma c'è finalmente un vaccino. Per quanto mi riguarda, mi vaccinerò quando toccherà a me. Penso di non avere diritto a nessun privilegio.